Io intendo per natura un rapporto paritario tra tutte le forme dei viventi, cioè umani che diventano sempre più cyborg, ma anche la natura che diventa più umana attraverso la comprensione della convivenza con gli umani. Sono Italo Rota, sono architetto e innovatore. Quando ero adolescente sono sempre stato appassionato dalla natura come creatrice di forme. Non andavo a scuola per andare a raccogliere i cristalli nelle Alpi e questo qui è stato un po' il motivo per cui ho fatto anche certi tipi di architettura. Mi è sempre piaciuto più elaborare la complessità che non la semplicità, perché ritengo la complessità un grande capitale su cui lavorare e su cui trovare le idee per il futuro. Quando io ho cominciato a lavorare il mondo era molto diverso da oggi, quindi parlare dei progetti che facevo 40 anni fa dovrei proprio dividerli per periodi secondo questa evoluzione del nostro ruolo sul pianeta. In questi 20 anni abbiamo lavorato molto con Repower su tanti temi, sulla cosiddetta sostenibilità attraverso le varie sfaccettature dell'energia. L'energia partecipata, l'energia prodotta, le varie tecnologie e soprattutto anche un tema dell'efficientamento energetico. Di come usare, di come sfruttare meglio l'energia e come ottenere servizi dal consumo energetico. Un giorno Fabio Bocchiola si è presentato al mio studio dicendo: abbiamo un grosso problema per una mega centrale elettrica. E lì è iniziato questa relazione. Subito ci è venuto in mente che bisognava lavorare anche con i cittadini oltre che con gli ingegneri e le tecnologie. E questa è sempre stata una caratteristica del lavoro che abbiamo fatto con Repower, ed è proprio la relazione con i cittadini. Adesso con Repower abbiamo organizzato questa mostra all'ADI molto curiosa, che è un viaggio sulle vite parallele degli oggetti prodotti nel XX secolo in Svizzera e in Italia. Sono due strade che io lo definisco come i binari di una linea ferroviaria, che viaggiano paralleli, vanno nelle stesse località ma non si incrociano mai. Questa mostra ti dice anche che dobbiamo pescare nelle diverse tradizioni del moderno, mescolarle e forse otteniamo dei mix molto interessanti. Un oggetto iperfunzionale svizzero può convivere perfettamente di fianco a un inutile oggetto del design italiano magnifico. La mostra all'ADI si intitola Testa e Croce, che è un altro modo di ribadire il concetto dei binari che non si incontrano, sono le due facce di una moneta che non puoi mai vederle nello stesso momento, ma appartengono intimamente allo stesso oggetto.